Io farò un incontro un pelo controcorrente rispetto alla sensazione comune. Diciamo che, siccome questo è l'ambito nel quale ho studiato all'università in ingegneria energetica e nucleare, quindi non, lungi da me essere un esperto, ma è un tema che mi piace approfondire e che mi sta a cuore. Vorrei solo fare un po' di precisazioni. Perché mi sembra che, come sempre, quando in Italia si parla di nucleare, che è un tema complesso ma necessario, si scatenino reazioni istintive e si ponga po poca attenzione ad approfondire, le questioni. L'Italia, lo Stato italiano ha l'obbligo di dotarsi di un deposito definitivo per le scorie, per i rifiuti nucleari di bassa e media intensità. Questi rifiuti sono prodotti in larga parte dall'industria biomedica, dagli ospedali, sia in ambito terapeutico che diagnostico, e in altra parte dall'industria che in alcune operazioni usano materie nucleari. Gli scarti di tutte queste operazioni, giunti alla fine della loro vita utile, devono essere accantonati. Ad oggi sono sistemati in circa 20 siti provvisori in tutta l'Italia. Il Piemonte ospita già alcuni di questi siti, come Saluggia, come l'ex centrale nucleare Enrico Fermi di Trino Vercellese. Il Piemonte è la regione che ad oggi per quantità di attività di scorie nucleari, quindi di pericolo anche per la salute umana, il maggior numero, mentre il Lazio ospita rifiuti nucleari che sono più voluminosi ma che hanno meno attività. È già stata oggetto di richiamo da parte dell'Unione Europea allo Stato italiano perché non si è ancora dotato di questo sito e di questo strumento. Lo scopo dell'individuazione e della costruzione di questo sito è proprio la sicurezza, perché è un sito che deve essere costruito, deve essere monitorato per 300 anni. Alla fine di questi 300 anni queste sostanze non saranno più pericolose per la salute umana, perché ogni sostanza nucleare ha un'emivita, decade e diminuisce la sua intensità e quindi la sua attività radioattiva, per semplificare, fino a diventare non radioattiva tramite processi di decadimento. Diverso discorso sarebbe per le scorie ad alta intensità, che sono per lo più prodotte nelle centrali nucleari, ma come sapete ben due referendum in Italia hanno determinato la chiusura e in seguito il decommissioning delle quattro centrali nucleari allora presenti nello Stato italiano. Quindi è una necessità per lo Stato dotarsi di questa struttura. Ora lo Stato deve individuare un sito idoneo. Come fa? Sono stati individuati 29 criteri di esclusione, che sono la sismicità, la vicinanza al mare, la vicinanza ai centri abitati, la presenza sul territorio di particolari produzioni agricole di pregio, piuttosto che di siti archeologici, piuttosto che sono ben elencati anche sul sito della Sogin. Al termine di queste indagini è stata emessa questa CNAPI, la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, che potrebbe ospitare questo sito. Sito che sarà composto da una parte di stoccaggio, appunto, dei rifiuti nucleari, e da laboratori e polo tecnologico, che quindi darà lavoro non solo di monitoraggio ma anche di ricerca. E alcune stime, probabilmente sono anche un po' esagerate, prevedono nell'arco della vita del sito un impiego tra le 4 e le 5.000 persone su un territorio. La carta è stata resa pubblica e per legge,
già del 2010 mi sembra, nel momento in cui viene resa pubblica la carta, le amministrazioni, gli enti locali, le associazioni hanno tempo 2 mesi per fare delle osservazioni sull'idoneità o meno, secondo loro, del sito individuato. Chiaramente quello su cui sono d'accordo del documento presentato è che sono stati sbagliati i tempi tecnici, secondo me, di presentazione, perché chiunque faccia l'amministratore in questo periodo che è di Covid e oltretutto inizio anno, un periodo in cui tradizionalmente si lavora sul bilancio e quindi sulle varie attività che ogni ente locale deve fare l'anno, ecco, un ente locale non ha il tempo e neanche la forza economica di rispondere tecnicamente a questo tipo di analisi complesse. So però che ci sono almeno 4 o 5 mozioni in Parlamento che chiedono di forze trasversali e anche la disponibilità del Ministro dell'Ambiente Costa ad allungare questi tempi tecnici, e ho apprezzato anche il fatto che sicuramente in Piemonte, ma credo dalle altre parti, la Regione abbia messo a disposizione la sua forza economica e la sua competenza tecnica anche assieme alla città metropolitana per andare ad approfondire delle analisi su questo sito. Quello che contesto di questa mozione è l'impostazione per cui questo sito vada a danneggiare irrimediabilmente la salute e l'immagine di un territorio. Ho detto prima che lo scopo principe di questo impianto deve essere la sicurezza, e non ci sarà un posto al mondo più sicuro per quanto riguarda la fuoriuscita di radiazioni che è il deposito nazionale di scorie nucleari. Questo è il concetto. Chiaramente stiamo parlando sempre di un complesso fatto a regola d'arte, però lasciatemi dire che se nel tipico ragionamento all'italiana non possiamo farlo perché gli italiani non sono capaci, non ci dotteremo mai di questo sito e saremo di nuovo da capo. Ad oggi sono molto più pericolosi 20 siti provvisori sparsi in tutto il territorio italiano che un sito unico. Quindi questo sito unico andrà individuato. Ora, la mia intenzione, che avevo già comunicato alla maggioranza che ha capito, diciamo, le mie ragioni, è di astenermi, perché io ad oggi non sono in grado di rispondere alla domanda se il sito individuato 810 di Rondissone Mazzecaluso sia il migliore o il peggiore, sia idoneo o no. Servono delle analisi tecniche e serve al tempo agli enti locali e tecnici della regione per dare una risposta e per verificare se i criteri di esclusione sono stati interpretati correttamente oppure no. Quello che so per certo è che, e per cui non posso votare a favore di questa mozione, è che un deposito permanente lì non danneggerà l'immagine turistica, non danneggerà le colture delle zone circostanti. Il progetto di questo deposito la Sogin l'ha preso dal sito di stoccaggio di rifiuti nucleari a bassa media intensità più grande del mondo, che è quello dell'Aube in Francia. La Francia ha circa il 75% di produzione della sua energia elettrica tramite fonte nucleare, che tra l'altro noi in parte compriamo come nazione. Ecco, immagino che tutti voi conosciate e apprezzate lo champagne come vino e come marchio. Bene, il deposito dell'Aube, il più grande del mondo, è nella regione dello champagne, e dubito che qualcuno di voi si farebbe per questo problemi ad acquistare una bottiglia di champagne e ad apprezzarlo anche in compagnia. In conclusione, senza polemica alcuna, rispettando le volontà dei consigli comunali, la mia idea è che disconosco i toni terroristici per cui questo deposito è stato definito l'orrore peggiore di tutti i tempi. Ecco, io lascerei questa definizione ad altre cose ben più gravi, e sono contento che se si riuscirà ad approfondire la questione, ma spero che in futuro, non come sempre accade quando si
si parla di nucleare, il tema venga approfondito e non spaventi, altrimenti resteremo sempre nella nazione in cui un esame medico che si chiama risonanza magnetica nucleare debba essere chiamato solo risonanza magnetica, perché se no la gente non va a fare l'esame a scapito della sua salute. Questo è il mio umile pensiero, che spero di poter approfondire con dibattiti più incisivi, e quindi dichiaro il mio voto di astensione su questo tema. Grazie.